amici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Quando sentiamo la parola polpettone, la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente quello classico che usiamo preparare quando abbiamo della carne macinata e del pane duro da consumare. Ma se avete voglia di provare qualcosa di nuovo, allora non lasciatevi sfuggire questa ricetta per realizzare un morbidissimo polpettone di cavolfiore. Resterete incantati dal suo sapore. Vediamo insieme quali sono gli ingredienti e quali sono i passaggi. Ponete una pentola sul fuoco con dell'acqua, portate a bollore, aggiungete il cavolfiore e cuocete fin quando il cavolo non sarà lessato. A questo punto scolatelo e mettetelo in una ciotola. A questo punto aggiungete un po' di sale e versate la besciamella sul cavolo lesso e mescolate. Aggiungete un po' di pepe, poi unite il parmigiano e anche l'uovo e mescolate per bene. Dovrete aver ottenuto un composto ben omogeneo. A questo punto prendete uno stampo da plum cake, imburratelo e aggiungete il pan grattato per creare uno strato sottile. Versate il composto al suo interno e livellate per bene. Infine, oleate leggermente la superficie. Ora non vi resta che infornare il tutto a 200 gradi per circa 30 minuti. Una volta che sarà ben cotto, sfornate e lasciatelo intiepidire leggermente. Poi toglietelo dallo stampo e tagliate a fette e servite. Come sempre, se ti va, lascia un like, iscriviti al nostro canale e per tantissime altre novità visita il nostro sito www.mammastyle.it.